Ciao a tutti, cari amici di Opera Classica, benvenuti in questa nuova diretta Instagram. Anche stasera ci occupiamo di New Generation e infatti ho il piacere di avere, vedremo tra poco qui ospite, una giovanissima regista d'opere. Lei si chiama Teresa Gargano e andiamo subito a contattarla per ascoltare il suo racconto musicale. Vedo già collegata Daniela Della Rocca, che saluto, è una grande fan di Opera Classica e ringrazio tutti quelli che si collegheranno nel corso della diretta. Andiamo subito a contattare Teresa. Buonasera Eccoci qua. Ciao Teresa, a benvenuta. tutti. Ciao, benvenuta ad Opera Classica. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, sappiamo che tu ci stai dando una sorta di piccola esclusiva. Perché dove sei? Allora, mi trovo a Fidenza e sono al teatro, al bellissimo teatro che ora vi farò vedere, Magnani di Fidenza. Stiamo preparando la Cenerentola di Rossini. Sono proprio in pausa. Infatti, quello che raccontavo ieri a Serena, che sicuramente non potrò rimanere tanto perché abbiamo un po' i tempi ristretti, però ci tenevo tanto. Uno, a farvi vedere questo gioiellino. Cercherò ora un po' di muovermi. Un teatro fantastico, guardate. È È un bellissimo. teatro meraviglioso, piccolino. Qua i macchinisti stanno montando la scena. E niente, siamo al primo giorno di prove di questa Cenerentola con grandissimi professionisti. È un po' flash, però riusciremo, insomma. Siamo un po' con i tempi ristretti. Senza ovviamente svelare molto questa Cenerentola, tu come l'hai immaginata nella tua regia? Ovviamente senza. Allora, diciamo che purtroppo o per fortuna, ho la fortuna che da un po' di anni a questa parte le opere che mi danno sono tutte Cenerentole, ma va benissimo così perché diciamo che le favole nel nostro mondo, nel periodo in cui stiamo vivendo, è anche giusto viverle perché serve un po' di magia, un po' di buona speranza, no? Questa Cenerentola sarà un allestimento che è molto semplice, con dei costumi bellissimi di Artemio Cabassi ispirati agli anni 40. Quindi non è la solita Cenerentola tradizionale, come io ho fatto quest'anno a gennaio, ho fatto l'apertura del Teatro Coccia con la Cenerentola proprio di Rossini, ma era stra-tradizionale. Ora abbiamo voluto ambientarla negli anni 40, quindi un allestimento, come vedete, in fondo molto, molto bello, molto semplice. Giocheremo molto sui colori e sui costumi e soprattutto sulla bravura di questi cantanti. Assolutamente, l'orchestra, il maestro, insomma, siete un cast veramente meraviglioso. Qui in chat stanno arrivando un sacco di commenti. Ti Bene, saluta bene. Sandra Buonagrazia Soprano, Sì, ciao. John Husse, spero di averlo letto bene, e dice saluti dal Marocco, credo, sia a Oh, te. bene. E ti arrivano veramente tanti cuori, 100%, stiamo scatenando in chat, insomma, Bene, bellissimo. bene, bene. Teresa, però una curiosità, come hai scoperto questa tua grande passione per la regia d'opera? Beh, Serena, devi sapere che io nasco come soprano. I miei studi sono da cantante. Poi, per un motivo o per un altro, diciamo che è stata una cosa abbastanza casuale. Il regista con cui ormai da quasi 10 anni collaboro, che è Renato Bonaiuto, mi ha vista in veste di cantante e per attitudine, per simpatia, perché no, per feeling, mi ha voluta come sua assistente alla regia. Da lì è nato tutto. Mi sono innamorato di questo mondo, dello stare dietro le quinte. E quando mi è capitato, anche negli ultimi anni, di fare entrambe le cose, devo essere sincera. Mi mancava proprio il guardare da fuori quello che avevamo creato. Quindi, insomma, da cantante che molti dicono, sai, il voler essere al centro dell'attenzione in quel momento, cioè chi che vuol fare la cantante è normale, deve avere un po' le manie di protagonismo, altrimenti non faremo questo lavoro, no? Io mi sono resa conto della soddisfazione di quando si apre il sipario, la tensione, l'adrenalina.
ovviamente l'emozione, no? E soprattutto la gioia di quando finisce, no? Che dici, cavolo, questa cosa l'ho creata io. Che sia bella, che sia brutta, perché poi sappiamo bene che le opere, se le fai troppo tradizionali, perché sono tradizionali, se le faccio moderne, perché sono troppo moderne, c'è chi piace, c'è chi non piace, ma non importa. Io ho una teoria, deve piacere a me. Io devo essere soddisfatta di quello che vedo. Poi l'importante è soprattutto quello che il pubblico risponde. Cioè, se io vedo una buona risposta da parte del pubblico, per me già è una vittoria. Certo. E da soprano qual era il tuo repertorio? Beh, diciamo che ne ho attraversati tanti repertori. Tendenzialmente alla fine della mia carriera, no, sto scherzando. Sicuramente il mio repertorio andava sul lirico, diciamo, spinto. Ok. Quindi, E invece, diciamo un po' da, se ci puoi parlare anche un po' del tuo percorso di studi da regista, ovviamente, perché tu hai una laurea con una tesi bellissima, hai fatto un master importantissimo e poi, vabbè, da lì tante altre cose. Se ci puoi fare giusto una carrellata veloce di sì, questi anni. io beh, mi sono laureata al DAMS, allora, ho fatto i miei studi in conservatorio, poi mi sono laureata al DAMS in musica, ovviamente, con una tesi su Stravinsky e poi ho fatto un master di perfezionamento in regia a Verona con un progetto su una butterfly. Ultimamente ho voluto perfezionarmi anche con un corso che secondo me, anche se non sono una cantante, una insegnante di canto, la cosa che mi piaceva era quello di approfondire proprio la voce artistica, perché è giusto che anche un regista sappia cosa è giusto e cosa non è giusto. E ho fatto una tesi proprio sul rilassamento fisico e muscolare e soprattutto anche psicologico del cantante e dell'attore. Quindi ho proprio fatto questo percorso interessandomi proprio sulla foniatria e sulla riabilitazione, perché no, della voce artistica. Perfetto. Invece un po' il tuo repertorio registico, di che opere ti sei occupata finora? Allora, diciamo che in 10 anni ho fatto tante cose, sia come assistente, sia come co-regista. Come regista io ormai sono famosa, la metto sul ridere, perché dal 2019 io ho portato in giro per tutta Italia, perché sono andata da Novara, Trapani, Trieste, Calabria, la Cendrillon di Pauline Viardot. È un'opera che nasce come un'opera da camera, no? Noi, insieme al Teatro Coccia di Novara, grazie a Paola Magnanini, abbiamo fatto una trascrizione per orchestra, per piccola orchestra, e l'abbiamo fatta diventare una vera e propria opera. Una Cenerentola che diciamo che non ha nulla a che fare con quella di Rossini, è più vicina alla versione, all'idea Disney che tutti abbiamo, no? Abbiamo la patina, abbiamo la magia, a differenza di Rossini, no? E quest'opera mi ha dato tanta soddisfazione perché è stata la mia vera prima opera come regista, dove ho pensato io insieme al mio scenografo e costumista Danilo Coppola. E è stata un'opera che mi ha data tanta fortuna. Poi ho fatto questa Cenerentola. Quest'anno ho debuttato con l'Elisir d'Amore a Trapani e proprio giorno 7 partiremo con questa stessa produzione a Tunisi. L'andremo a rifare lì. E poi ho avuto la possibilità, sempre a Trapani, mi hanno dato la possibilità di fare due produzioni, chiamiamole pocket, che erano delle opere ridotte, che ormai diciamo che non dico che vanno di moda, ma è anche giusto dare la possibilità alle persone che non sono abituate a vedere, a stare 3 ore anche in teatro, dare la vita proprio di assaporare in pillole cos'è l'opera lirica. L'anno scorso ho fatto una Traviata in un'ora, invece quest'anno ho fatto un Barbiere di Siviglia. Barbiere di Siviglia, che devo essere sincera, è stata una grande soddisfazione, molto moderna, tutta basata sul ruolo dell'influencer. Rosina era un influencer, quindi anche molto attuale. Un'opera che sicuramente è molto versatile, soprattutto per le scuole, perché no? Quindi anche l'avvicinamento ai giovani. E sono molto orgogliosa. Anche se era un'opera ridotta in un'ora, avevo un cast, devo essere sincera, fantastico, che mi ha secondata in tutte le pazzie. E quindi sono molto soddisfatta di queste cose, Sì, veramente. tra l'altro tu hai collaborato anche col Teatro La Scala. Io ho avuto la fortuna di vincere uno stage di 2 mesi in Scala.
ed è stata secondo me una delle emozioni più forti. Io ho avuto la fortuna di lavorare in tanti teatri all'estero, di grandi teatri. Sono stata 2 volte in Cina, in Turchia, in Macedonia quest'anno, in Ungheria, insomma, ho girato un bel po'. Mi Sì. mancava un po' l'emozione del teatro alla Scala. Devo essere sincera, quando mi hanno fatto vedere per la prima volta il palcoscenico, dentro di me dicevo: Teresa, non piangere, trattieni le lacrime. Perché io, in tutti questi anni, che io ho un fratello che sta a Milano, no? Passavo sempre lì la Scala e dicevo: no, io devo entrare in questo posto. Nemmeno, non volevo nemmeno andare a vedere una rappresentazione, perché dicevo: voglio entrare in questo teatro lavorando. Diciamo che sotto forma di stage, ed è stata una cosa bellissima, perché veramente ho potuto assaporare cosa significava stare lì insieme a tutto questo enorme staff di macchinisti, di direttori di scena. È una macchina gigantesca, gigantesca. Ed è chi ha la fortuna di lavorare lì, è veramente è una bella cosa. È un mondo a parte. Il Teatro alla Scala è un mondo a parte, veramente. Assolutamente. Tu, oltre al Teatro La Scala che hai appena nominato, e il Teatro Coccia di Novara, che poi hai collaborato anche con l'Accademia AMO proprio in vari progetti, quali altri teatri ti hanno vista, insomma, costruire? Allora, diciamo che nel teatro Coccio ho fatto un po' tutto. Sono nata lì come assistente alla regia, poi fortunatamente mi hanno notata, ho anche cantato lì per una vedova allegra e poi mi hanno dato la possibilità di debuttare come regista. Anche l'Uio Musicale Trapanese è un posto che, diciamo, l'ho nel cuore. Uno perché è uno dei festival più importanti, perché sono palermitana, siciliana, quindi diciamo che se riesco a lavorare a casa, che ben venga. Assolutamente. Poi, gossip, ho trovato l'amore lì della vita a Trapani, perché il mio compagno suonava in orchestra. Ormai dopo 8 anni stiamo ancora insieme, quindi il teatro di Trapani mi ha dato anche l'amore, insomma, oltre al lavoro. Poi sono molto legata ai teatri toscani. Teatri toscani, Pisa, Lucca, Livorno, mi hanno dato la possibilità, uno dei miei primi debutti da cantante lì, e quindi li ho nel cuore. Io ho fatto il mio primo debutto con Napoli Milionaria per un'opera studio nel 2013, se non Io ricordo sono male. napoletana, quindi è un onore. Bene, bene. E poi da lì, proprio a Pisa, ho fatto la mia prima regia di Una serva padrona, quindi sono molto, molto legata a questi teatri. Dai. Quindi poi ho lavorato tanto all'estero e ci sono teatri che porto nel cuore, soprattutto persone che ancora oggi, dopo tanti anni, siamo rimasti in contatto, ed è bello. Il teatro lega, unisce, è difficile trovare delle vere amicizie, perché alcune volte le produzioni sono così ridotte che ovviamente in 20 giorni non riesci a instaurare dei veri rapporti. Però la cosa bella è che ormai con i social riusciamo a tenerci in contatto. Quindi è bello. Cioè, il teatro ti dà la possibilità di avere tante amicizie, tanti collegamenti. Quindi questo è un mondo, chi ne fa parte capisce e sa che è un mondo speciale. Assolutamente. Tu hai parlato di social, sei una regista, cosa pensi dei social e dello streaming, in particolar modo nel mondo dell'opera, della sinfonica, della danza? Beh, io in questi 2 anni, diciamo, dove l'opera è entrata veramente all'interno dello streaming, cioè, abbiamo visto, a causa del Covid, il nascere di, diciamo, di queste modalità. E ho fatto proprio 2 produzioni streaming. Devo essere sincera, contenta perché ho avuto la fortuna di lavorare. Quando era il momento degli applausi, devo essere sincera, eravamo un po' tutti demoralizzati, perché entrare in quel palcoscenico, prendere degli applausi che non erano applausi perché non c'era nessuno ad applaudire. Io personalmente in una li abbiamo fatti, in un'altra non li ho voluti fare, perché non aveva senso uscire in quel palcoscenico e ringraziare una platea vuota. Quindi abbiamo fatto, cioè, in un'opera abbiamo scelto di, perché era comunque in streaming live, quindi magari era anche giusto ringraziare le persone che ci stavano vedendo, però nell'altra opera, che era proprio una Cendrillon che abbiamo fatto a Savona, che Savona e Novara hanno mandato in streaming, è stata una scelta
quella di registrarla e mandarne streaming, quindi non era live, non era in diretta, e lì invece abbiamo scelto proprio di fare una modalità quasi cinematografica, quindi con dei titoli di coda che poi andavano a ringraziare, insomma, c'erano tutti i nomi dei protagonisti, e quindi io ho deciso di non uscire, perché veramente è stata una cosa molto triste vedere il teatro Sì, vuoto. E spero che non succeda immagino. più, spero che di non vedere più mascherine in palcoscenico. E speriamo che si vada verso la normalità, insomma. Speriamo, speriamo bene. Teresa, tu ti occupi anche di didattica in collaborazione con i teatri italiani. Di che si tratta? Che progetti sono? Quanto è difficile insegnare la musica? Allora, diciamo che io mi sono occupata, ovviamente sempre parlando di arte scenica, giustamente, per un anno proprio per la Sandrion con l'Accademia Amo, ho seguito proprio dei cantanti che poi abbiamo messo in scena, ovviamente l'opera. È stata una cosa molto bella, anche perché si è riuscito ad avere. Mi siedo, eh. Oh. Tranquilla. Siamo riusciti anche a instaurare. Ragazzi, questo teatro è bellissimo, sono entrata, cioè infatti ora nei prossimi giorni pubblico un po' di post, così vedrete. E, stavo dicendo, la cosa bella è che con i giovani cantanti riesci, uno, a sperimentare tante cose che magari con grandi professionisti hai tanto da imparare più che trasmettere, e riesci anche e soprattutto a instaurare un rapporto di fiducia, ti devi fidare. Ti devi fidare del giovane, devi fidarti del suo istinto soprattutto. Quando si iniziano, una anche l'incoscienza di fare determinate cose, no? Io ricordo quando ho iniziato a cantare, cantavo un po' di tutto, ma tutto, tutto. Cioè, io volevo cantare Norma, cantavo Norma in concerto, volevo cantare Traviata, cantavo Traviata. Però poi, ovviamente, mi hanno detto oh, che sono pazza. La cosa bella di lavorare con i cantanti è proprio sfruttare questa ingenuità anche, no? E quindi loro sfruttano questa carica che hanno e io da regista ne approfitto perché posso sperimentare. Partire. E Sì. ovviamente il prodotto che poi è uscito fuori era un prodotto dove si vedeva questa cosa. Comunque un cantante che ti balla mentre canta, cioè, i giovani danno tanto. E io quando riesco ad avere un cast di giovani, devo essere sincera, sono molto più ispirata. Perché mi danno. È come una tela bianca su cui dipingere, d'altro canto, quando mi capita, ad esempio, ora come assistente alla regia, ho fatto un Rigoletto a Cesena, no? Dove il Rigoletto era il grande Alberto Gazzale. Io l'ho visto in scena. Io mi sono inchinato e ho detto, maestro, cioè, io non le devo dire nulla. Questo è lo spazio, non le devo dire. Cioè, lei ha solo da veramente da. Cioè, io nella mia vita non avevo mai fatto Rigoletto, l'avevo visto, lo conoscevo bene, era il mio primo Rigoletto. Lui ne avrà fatti centinaia, quindi potevo solo imparare da lui, no? Se invece, ad esempio, avevo dei comprimari come la contessa di Ceprano, il Paggio, che erano comunque dei ragazzi che non avevano mai fatto il ruolo, allora invece ho potuto dare tanto. Il Assolutamente. teatro è così, è un dare e un avere continuo. Ed è Sì. bello, molto bello. Ma tu ti sei mai emozionata magari fino alle lacrime dopo aver terminato una Non ti regia, sento insomma, più, lavoro sarà finito? risposto, aspetta che. Ok. Eccomi qui. Sì. Ti sei mai Sì, ora ti sento. emozionata? Alla fine di una regia, tutta la preparazione è pronta, dovete andare in premiere. Ti sei mai emozionata, diciamo, a conclusione di una tua regia? Beh, io devo essere sincera, io forse sono una persona molto sensibile, cioè io piango pure per i film romantici, no? Quindi figuriamoci se non piango, no, non piango no, però gli occhi lucidi a fine di alcune produzioni li ho avute, devo essere sincera, perché alcune volte si arriva veramente, si fanno nottate, quando si fanno ad esempio gli spettacoli all'esterno, no? Le luci vengono fatte di notte, quindi alcune volte rimaniamo fino alle 6 di mattina a fare luci, si arriva veramente ad uno stato di stanchezza tale. Che l'unica cosa che ti fa andare avanti è il caffè, sono È sincera. caffè, ecco.
Quindi arriva, sai, poi quando dici è fatto, è finito, ormai non posso far più niente, sta iniziando, cioè ormai nelle loro mani tutto. Quindi è un po' un crollare quasi, un emozionarsi, un crollare e dire, beh, io quello che ho fatto, ho dato il massimo. E quando poi vedi la risposta del pubblico a quello che hai fatto tu, che ovviamente è positiva, non puoi che emozionarti. Ad esempio, no, quando ho fatto Cenerentola a Novara, vedere, abbiamo fatto una recita per le scuole, i bambini sono la cosa più bella da vedere in teatro. E i bambini, io ho pregato i cantanti che poi l'hanno fatto di andare nel foyer vestiti con i costumi, perché volevo che i bambini entrassero proprio a contatto con i cantanti. E vedere le bambine che andavano da Cenerentola, no, tu sei Cenerentola, no? Cioè, se riusciamo a trasmettere questo alle nuove generazioni, anche se su 100 bambini due ritorneranno in teatro, comunque è una vittoria. Assolutamente sì, È una vittoria. assolutamente sì. Ma tu hai un tuo momento preferito in teatro che ti senti Teresa, a tuo agio, in profonda spiritualità col teatro? Il momento in cui si fanno le luci. Sai, il teatro al buio, sei tu con i macchinisti in palcoscenico, il tuo tecnico luci, se c'è la possibilità in alcune produzioni anche del light designer, non c'è nessun altro. Ecco, Quindi quello questa è il tuo comunque momento. serena. Io ti chiedo se hai impegni futuri di cui puoi parlarci. Assolutamente sì, giorno 15. Al Teatro Nazionale di Tunisi, ma in scena la Lady Sir d'Amore con la mia regia, scene e costumi anche miei, scene di Monica Andolina e niente, è una ripresa di quella che abbiamo fatto quest'estate a Trapani, è tutta ispirata un po' a West Side Story, un po' a Grease, molto ballata, molto musical. Speriamo che vada bene anche lì. È andata molto bene quest'estate. Speriamo di la portiamo in un teatro nuovo a Tunisi. Quindi, insomma, vedremo il pubblico di Tunisi come reagirà. Assolutamente. Per te la musica cos'è, quindi alla fine? La musica è come? Cos'è per te? La musica per me, per quanto mi riguarda, è la vita. Io Ok. ho basato tutto sulla musica, quindi speriamo di vincere. Dai, assolutamente. Teresa, io ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio di aver dedicato questo piccolo spazio ad Opera Classica. In bocca al lupo, Assolutamente. buon lavoro a te e a tutti lì nel teatro. E Grazie, grazie a tutti quelli in chat. Ti auguro sempre grazie. buona salute e Ciao. buona musica. Ciao! Grazie.